poi? Che cos'altro? Penso niente. No, vabbè, le swap, penso siano queste. Pacchetti con la media, ma c'è con la Prime? Pacchetti con la Prime, no. Ho uscito qualcos'altro, almeno possiamo vedere. Notizie. Allora. Tre icone disponibili nell'SCR per un periodo limitato. Mi sa che non è uscito niente, almeno credo. Magari qua perché potrebbe essere uscito qualcos'altro. Scambicone, gioco di Serie A. Squad Battles. Poi per il resto penso niente, non è uscito niente. Traguardi. Beh, niente. Sono le 7-1, ma non è uscito niente, mi sa. Strano. Sfida creazione rosa, ma potrebbe anche uscire un flashback ogni tanto. Secondo me ci stanno, voglio dire. Quella di Alessandro Nive, sempre che ho fatto io, ci sta. Vabbè, per il momento non mi sembra che ci sia niente, quindi possiamo pure procedere con le amichevoli che devo fare per le swap. Allora, devo fare una Serie A adesso, mi sa. Sì, una Serie A. Una bella Serie A. Tanto prendo, inizio a vendere tutti questi qua che ho nel club. Allora, Diego Carlos. Diego Ombra, ovviamente, ci mancherebbe che non è Ombra. Che le swap della Liga ho già fatti, mancano altre 3 swap da fare perché così poi posso prendere la swap quella da 83 da 25 giocatori 83 più, che è molto conveniente secondo il mio punto di vista, però 5.000 e 5.100 si può vendere, questo è l'importante. 4.000, ok, perfetto. Poi Eder Militao, quanto costa? Ormai non lo so, boh. Vediamo Eder Militao. Eder Militao, allora Eder Militao quanto sta? 2005 forse, no? 2003, 2004, 2003, aggiudicato. E basta, Neto lo lasciamo là. Anzi, Fekir e questi qua li vendo, così sto a posto. Ok, poi 1.600 questo. No, forse è un po' caro, però vabbè. Llorente a 1.400. Vabbè, li mettiamo agli stessi prezzi, perché sennò poi non si vendono, è un casino. Poi pure 1.800. Stonks. Questo qua si chiama Clerc. Clerc. Ma mi sa. Clerc. Senza ombra. Forse 1.000 crediti, pure di meno. 800, 700. 700 non sta. Io l'ho pagato 500. Vabbè, in realtà penso che è lo stesso prezzo. Comunque, togliendo le tasse, ci siamo. Molina. Molina, ecco. No, non è questo. È più un bronzo. No, Molina. Vabbè, scrivo Molina a sto punto e poi pensi all'overall più basso perché sennò ha senso. Sarà questo? Sì, forse. Sicuro. Forse a 600. Inizio. Beh, dai, 600. Sì, 600, 600 è perfetto. Questo è Juan Perez, questo, ma
Quanto costa? 6,50. Io lo metto a 5,50 e chi si è visto si è visto. 5,50, aggiudicato. E basta. Adesso questi qua li leviamo, facciamo un altro team proprio della Serie A in questo caso. Quindi, vabbè. Poi faremo della Bundes, della Liga e basta. Così ho 5 con swap. Cioè 5 swap perché hai con swap, boh. Allora, Serie A e ne ho tanti della Serie A. Ciao. Didi, vabbè, ci sta. Come va, tutto a posto? Ciao. Sto facendo l'ego swap in questo momento, cioè le swap più che altro che devo farmi poi tutti gli obiettivi. Zaniolo. Questo. Che da Baldé non mi sarebbe dispiaciuto, però c'ho Politano, like, e non lo spreco, cioè voglio dire. Sarebbe uno spreco non usarlo. Amrabat, leviamolo. Ok, questi qua sono tutti giocatori primo proprietario, mi sa, no? Forse mi sa di sì. Provesino un po' volento. A questo punto lo metto, no, beh, intanto compro le ali, prima cosa metto un bello Zano di qua perché lo Zano è bello veloce. Aspetta, lo Zano, eccolo. Mamma, quanto è salito lo Zano? Penso che è salito perché comunque si usa tanto nelle swap. Voglio dire, è una carta bella veloce che fa il suo lavoro sulla fascia. Quindi, Stonks. Ma il Ving lo Zano, non me ne frega niente adesso. Serie A. È Serie A. Con Gosens, no, non mi interessa Gosens. Alla sinistra della Serie A chi c'è? Merhaba. Non ho capito tanto bene, però vabbè. E intanto continuiamo qua. Gervinho sulla fascia sinistra perché non può mancare. Un Gervinho bello scattante nel suo fiore degli anni. Poi DC, mi servono dei bei DC buggati. Amanolas sicuro si prende il posto da titolare. E poi penso uno Smalling, sì, uno Smalling con ombra magari ci sta. Ok, basta. Dobbiamo fare questi acquisti, piccoli acquisti. Gervinho non costerà penso niente, un altro po'. Spero, ok, meno male. Ah, oh, ok. Prendo questo così al volo. Questo qui, a questo punto vedo i terzini della Serie A. Terzini, Serie A, terzini seriali. E Serie A, 1000 più o meno, 1400, quanto è? Non lo so. Ah, ecco, Moika, quello là, come si chiama? Corre tanto perché quando me lo sono trovato contro qualche volta era bello veloce, ragazzi. Comunque. Hai 800? No. Quasi quasi era fantastica, 800 crediti.
Sarebbe stato altro che Stonks, super, super, super Stonks. Poi, Manolas, 5.000 sta, quanto sta Manolas? 4.000, mamma mia, si è abbassato un sacco Manolas. Forse così no, un po' poco. 4.100, aggiudicato, sì. Smalling ombra, magari uno smalling con ombra, quanto sta? Secondo me è troppo. Guardalo. Signor Smalling, costa un po' caro. Mi sa, però. Compro, se no compro il catalizzatore, almeno c'è un po' di velocità. Ma voglio sapere soltanto la carta base, quanto sta. Perché se comunque rispetto alla carta base costa di più, no. Cioè guarda la base quanto costa, sto monte, dici. 1200, quanto sono 1500. 1300? No, 1200. No, okay, com'è possibile? Oh, perfetto, basta. Tanto, coso è alto 1,90, 1,94, ci sta. Secondo me. Poi vediamo. Magari c'è qualche stile intesa che non mi sono accorto di avere. Nel caso, aspettate. Allora, non credo. No, no, no. Va bene. Allora, ah sì, forse l'unico che vorrei cambiare in questo momento è lui, perché non mi ispira fiducia a centrocampo. Ho pensato a un bel Nainggolan di qua, sì, un bel Nainggolan ci starebbe, secondo me. Un bel Raja Nainggolan. Sta Raja, ninja. 2006, 2005, aggiudicato, sì, buono, 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 buono. Eccolo qua, il signor Raja. Ok, penso che, anzi, vi dirò ancora un'altra cosa. Allora, centrocampisti, mo, li rivedo un attimo perché non me li ricordo tutti. Seriali, della Seriali. Allora, ovviamente non troppo elevati a livello di prezzo. Rabbio no, mai sì. Buonaventura non ci penso proprio. Veretout, Bentancur, no. Ma uno veloce non ce l'hai centrocampista. Gagliardini. Aspetta, ho trovato la soluzione a tutto. Tutto è risolvibile adesso. Vero? No. Allora, Serie A magari, perché se no voi senza la Serie A, come facciamo? Eccolo, un Ribery così bello, bello bustato di qua, ci sarebbe. Posto di Ramsey. Sì, bello, ci sta. Super sta. Pure Correa di qua, mamma mia. Allora ho fatto proprio bene. Fatto proprio bene ragazzi. Adesso levi queste con questa squadra, secondo me ne vinco tutte. Basta. C'è scritta sta cosa. Meno di 1000 crediti sta mamma Correa. Beh, giocatore della Champions League. Champions League. Allora. E Ribéry invece. Bah, vabbè. 850, 900, bella. Bella per Ribéry. Ok. Ah, è vero, è vero. Aspetta. Allora, Serie A. La nostra serie preferita. Posto di Asensio, poi gira, gira. Perché ho rimesso Asensio? Boh. Gira qua. Piazza. Coso. Tizio Sempronio. È a posto, posto. Troppo forti. Amrabat, Balde. Però primo proprietario quanti ne ho messi, quella è la cosa. Mo, guarda, ne ero sicuro che ci sarebbe stato questo problema. Allora, lui non è primo proprietario, no? No, infatti. E mo so cavoli, ragazzi. Letteralmente.
Allora, praticamente quasi nessuno, a parte lui, il primo proprietario. Lui, primo proprietario, sono due. Per il resto è tutto comprato. Vabbè. Ci dobbiamo arrangiare con quello che abbiamo, a quanto pare. Quanto è alto questo? 1,90. Vabbè. Smalling, puoi anche andare. Ciao. Quindi abbiamo tre primo proprietario. Poi, chi altro posso mettere? Allora, Amrabat, no, ma sia, posso mettere lui di qua? No, mai sia. Ok, allora, forse un'idea l'ho trovata. Cioè, c'è il modificatore del ruolo. Però lui potrebbe magari stare al posto di chi è più. No, secondo me è al posto di Ribery. Cioè, Ribery è 5-5, no? Sì. Non lo so, non lo so. Sono tutti e due bei giocatori. Però mi serve questa cosa. Quindi lo metto. Vabbè, a questo punto lo metto a posto suo perché è già veloce. Quindi dici, no, alla fine non ti dà problemi questa cosa. C'è manco modificatore ruolo. Perfetto. No, non posso qui. Vabbè. Poi Zaniolo, no, qui siamo 1, 2, 3, 4, basta. Se no, metto, così. E sono 5. Aspettate. Qui di qua. Beh, se mi giocasse così, penso che ci posso pure sta. No, aspetta. In teoria ne servono 5, se non erro. 1, 2, 3. 2, ok. Sì, sono 5, perfetti. Però devo capire una cosa. Devo capire se ne sono proprio 5 quelli che servono, perché sennò poi gioco partite, partite su partite e non me ne dà. 5 giocatori della Serie A. Basta. In caso penso che i cambi li posso pure fare. Credo. Allora. Amichevoli. Lavoro manageriale. Ah no, ho sbagliato. Non è capolavoro manageriale. Un campionato. Avanti. Dai. Ci siamo, prima partita. Prima partita, ragazzi. Beh, non è uno squadrone, ma non è quel Gabriel Jesus mi puzza, è quel Lucas Moura. Quindi bisogna stare anche molto attenti, secondo me. Vediamo un po' com'è. Ce la caviamo e andiamo. Appassionati di grande calcio, Allora, benvenuti in gara che sta per avere però secondo inizio. me sarebbe Federico stata Zampezza, meglio la squadra di inizia prima con che avevo Diego fatto. Leonardo, Stefano O meglio, Leonardo, peccato presa sempre per. vicinare. Bisogna metterli Finalmente per Leo forza quei 5 finalmente giocatori prende là. la parola, passa al campo. Sfida che è garanzia di gol e spettacolo. Speriamo che lo spettacolo in campo valga il Speriamo, prezzo del biglietto, speriamo Pier. ragazzi. Allora, Lozano, Tocco per Ramsey. Politanos, Ecco Ribéry. Ribéry, lo vede? Buona l'idea qui. No, Tacco beh che però, fallisce. sono un falso scattino, io non è che posso fare qualcosa. Barclay. Wesley, fermo. E il pallone sarà al Manolas, Pier. Manolas,
Bordeaux, Ulidanos, vede, lo vede bene. Prova col filtrante profondo. Mamma mia, Gervi. Gervi. Sarebbe stato importante trovare il gol dopo pochi minuti, avrebbero potuto gestire. Le faccio tutte oggi le swap, ragazzi. Secondo me. Gabriel Jesus. Se penso che riesco a farmele tutte oggi. Si libera bene qui. Perché alla fine ai 5 devo fare manco tanto. Recuperano palla. Vai, gira. Attacca a profondità, Gervi. Bravo. Manovrano il liquid football. Può crossare. Keita Balde. Vai. Lozano. Ma è morto. Sono due squadre ricche di talenti, quelle di oggi e soprattutto sono questi due giocatori pazzeschi in fase offensiva. Non mi stupirei se la partita fosse decisa da una loro provenza, d'altronde segnare è il loro mestiere. È uno contro uno, scherzo ovviamente. 1-2 tattico, scherzo. Ecco Politano. Mamma mia. Achille, come stai? Spesso sono proprio queste le parate che nascondono più insidie. Vai in mezzo, vai in mezzo. Mamma mia. Sta girando abbastanza bene per il momento. Bravo Ribéry. Il possesso del pallone. No. Gli ruba benissimo il pallone. Stiamo attenti. Bravo Manolas, okay. Bravo. Gira di Gervinho. Gervinho c'ha un'agilità pazzesca, ragazzi. Avanza Ribéry. Vai. Mamma mia. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Malquit. Vai. Si gira, lo vede. Ecco Politano. Non ci credo. Politano. Ma che è sto portiere? Ma che qualche istante fa, una parata dal coefficiente di difficoltà altissimo. Scommetto che la rivedremo anche a fine gara. Vai Bolidà, fagli vedere. Ma guardalo, è rigore. Mamma mia, ci sta rigore. Rigore netto, netto. Allora, vediamo se gli faccio per cucchiaietto. Anzi no, gliela incrocio, gliela incrocio. Vediamo se... Ci credo! L'incrocio ha preso! Vabbè, cavolo. Che sfiga! Fuori gioco, fuori gioco, va! Va, fuori gioco, va! Ah no, meglio! Vai, liberi! Spero che esci flashback, ti compro! Non riesce a bloccare, attenzione! Eccoli da, girati! No, Politano. Politanos. Devi farla entrare. Un gol da antologia. Dovevi farla entrare. Ottima la verticalizzazione. No, Manolas. Avanza col pallone tra i piedi. L'Evesino, vabbè. Aspettare. Opportunità per il cross. Bravo. Non me l'aspettavo da Vesino. Lozano, vedi, vedi. Lo vede bene? Lo vede bene, sì. Gervinho. Ma che è sto passaggio, Gervi. Gervi. Non mi sta piacendo Gervinho come sta giocando. Mi ricordo il lift l'anno scorso lo usai. Era bello forte. Se c'è sta settimana no. Forse. Non è detto però. No, è vero, era pure, mi pare che era uscita pure la versione quella la Attino 82, bella. Hai visto bene Politano? C'è la verticalizzazione. Tiro curato. No, raga, però, ci credo. Ci credo. Occhio al tiro della bandierina. Interviene e sventa il pericolo. Palla lunga per il compagno. Boom! Bam.
Sta attaccando da mezz'ora. Ci voleva un gol. Per tecnica e coordinazione. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro 1-0. Raga, voglio trovare le voglio trovare Neymar nelle 25 giocatori da 83 più. Keita. Ok. Può crossare da lì. Gabriel Jesus. Allora vai, vecino, quello potente. No, fallo, 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 fallo. Buttalo, buttalo. Magari guitta pure, no? Se guitta, magari sto pure a posto. Se guitta, sto pure a posto, ragazzi. Ho guitta, guarda. Mo guitta. No, non sono qui. Non credo. Non credo proprio. O forse sì o forse no, non si sa. Il cagnolino mio, ragazzi. Avete mai visto? Eccolo qua. Oddio, è caduto il joystick, ragazzi. Eccolo qua. Si vede a malapena, però ci sta. Allenatore richiama in partire il giocatore. Mi sta guardando. Sentite, sentite con quanti fischi accompagna la sua uscita dal campo. Dalla sua espressione si capisce che nemmeno lui è soddisfatto. Non può sbagliare da lì. No, vabbè. Vabbè, però, ovvio scarso. Il tecnico in panchina sembra indemoniato. L'aveva già vista dentro. Politano. Che chance clamorosa. Si porta la più due con questa palla abbastanza rassicurante. Che ovviamente lascia ancora qualche spiraglio per la rivoluzione. Comunque, ragazzi, non preoccupatevi, questa non è la mia squadra, è una che sto usando per le swap. La mia squadra è molto più potente, modestamente. Molto più potente. Bravo, attento! Si è lasciato sorprendere. C'è stata la deviazione. Si mette in pugno. Vai. Vabbè, solo se guitta. Che sta. Guitta, dai, me non c'è niente da fare questo. Non vedi che sei senza speranze ormai? Potresti quittare per farmi un favore pure. Comunque, ragazzi, se notate i miei capelli spettacolari. Voglio. Sono cresciuti un sacco. Ho messo pure il cappello, così magari io li blocco un pochetto. Comincia la seconda frazione di gara. Allora, cominciamo. Il signor Tizio Sempronio al pallone, ok, lo prendo io adesso che sono il pro in questo caso. Vai. Politano cerca un pallone filtrante. No, dai. Sempre caso terra uso, ormai mi sono fissato che usa sempre caso terra le cose. Efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla. Vabbè. Comunque ha sbagliato perché doveva mettere Maguire punta. Evidentemente ha sbagliato. Ha sbagliato la posizione. Maguire in attacco deve stare. Comunque, ragazzi, erano SBC o qualcosa di genere. Ho qualcosa da fare perché no. Sono andato a vedere prima alle 7. Non c'è niente. Segue qui dell'avanzata. Non un granché il cross, la difesa qui da facile. Può sfruttare lo spazio lungo la corsia. Vai, Balde. Ottima posizione. Gervinho. Ora conducono per tre. Bella per Gervinho, ragazzi. Politanos, falso lavoros. E siamo tutti contenti. Mamma mia, ragazzi, oggi mi traiardo un sacco per fare the swap. Deve sfruttare questa occasione. A parte che comunque non è tanto tryhardare perché se sai giocare comunque alcune volte appena segni quittano. Quindi magari quelle 6 partite ti durano poco, non ti durano più di 2 minuti, un altro po'. Conclusione da dimenticare questa. È una questione di bravura, cioè se tu sai muovere. Magari pure non sei bravo, no? Però a fortuna riesci a segnare il primo gol subito e dicono ma questo è forte, così è quitta. Non può fallire, attenzione, ci ha riprovato.
sempre pericoloso. Oggi sembrano davvero. Questo qua non mi sembra niente di che, però. Dal tiro con una facilità a tratti imbarazzante. Risultato che non fa una piega, ha detto pure Pier. Ci hanno capito davvero poco finora. Arrivo in porta in una maniera quasi imbarazzante. Vabbè, c'è lo scalzo di Europa. Fammi capire. Difensore che t'accetta il passaggio. Vabbè. Ah, non vuole quittare. Vabbè. Ok, ora quitto. Spero. È il momento, signore. Ma che sta aspettando? Che recupera 3 gol? Ma io ne faccio 5. Pazzito questo. Pazzito. Mi fa perdere tempo questo. Oh, ma Ribéry corre quanto Lucas Moura, è una novità. Non pensavo fosse avessero pacciato qualcosa. La velocità avessero pacciato. Quella di Lucas Moura addirittura che. Ma che gol ha fatto? Ti prego, quitta, ti sta a rompere. Pazzo, ragazzi, non può restare così tutto il tempo, non può. Ok, uno almeno si è ricordato che non può recuperare 5 gol almeno, perché 4 si invece. Vabbè, ha capito che sono una vera potenza, quindi. Non tutti capiscono i veri talenti. Ironia ovviamente, ragazzi, ironia. Dai. Ah, aspetta, magari c'è un obiettivo fatto, magari ne sappiamo noi, aspettate un secondo, che qua c'è un obiettivo. Beh, ci sta, devo dire. Dai che mo c'è il pacchetto mega. Sai il pacchetto mega? Tra quanto? Tra 700 punti. Quando li faccio 700 punti? Devo fare le swap. Allora, vediamo se c'è qualche cosa da fare. Giochiere, ecco, tipo questi punti qua. Vinci 2 partite squad battles a livello dilettante. Ah, 2000 punti, sì. 2 gol squad battles a livello dilettante. Bla bla bla. Non mi interessa, sinceramente. Amichevole invece. Vinci 2 partite in qualsiasi modalità di tutto. Perché questa che modalità era? Segna 3 gol in amichevoli. E scusa, prima che ho fatto tripletta amichevole. Vabbè. Vabbè. Basta. Facciamo ste partite. Io mi diverto a fare ste partite comunque, perché sono particolari. Non tutti hanno lo squadrone. Devi giocare con le squadre un poco più inventate. Ci stanno, come se inizi FIFA, diciamo. Ah, ma non la partita, vabbè. Come gli pare. Io c'ho un sacco di giocatori tipo Rashford, vabbè. Rashford Games ho spaventato che stava scendendo, se andate a vedere nella live di ieri. Mi ero spaventato perché stava scendendo, ma in realtà. Poi c'è stato tipo 83-84.000 più o meno. Poi è risalito a 90 stamattina. Non so se si è abbassato di nuovo. Però penso che risale poi prima della VL il giovedì, penso. Che risale un po' di prezzo. Perché sennò. Fa uno scam. Si accendono i riflettori su questa sfida. Adesso pensiamo a vincere sta partita. Contro questo che non so chi sia, però. Amici sportivi, ho piacere di commentare assieme a Stefano Nava una partita. No, se la tiravo. Sta bomba entrava. Protagonisti del match di oggi, Liquid Football e Real. C'è grande De Pai. Fermate De Pai. Da una parte e dall'altra. E questo dovrebbe essere garanzia di spettacolo. È tutto solo. Hanno scelto. Ho preso aggressivo al match, sono stati ripagati. Che sta facendo? S-
sub dagli occhi, ragazzi. Non so perché. Dai, tizio. Siete free. Queste qua penso che ne finisco su due subito. Guarda la serie ci metto 5 metri, no? Però io non trovo squadroni. A parte che ho tipo della Bundes, della Liga, c'ho dei giocatori sempre SBC. Quindi li posso pure utilizzare. Che funziona, il pallone recuperato. Guardalo, Memphis quanto è fa. Questo va, come fa tiro da fuori area e ho perso. Lo fa tutti di fuori area e ho perso. Keita. Vai Polita, Politano. Politano. Intercetta bene il passaggio e non era facile. No. Vai. Sposta. Keita. Vai. Ecco Politano. Buono il tackle. Ferma l'azione, recupera il pallone. Dai, mettendosi sulla traiettoria giusta. Politano. Lo sa. Vai. No, ne compa, no. Ne... Memphis. Gran palla in mezzo. Gran palla dentro. Contropiede che sfuma, decisivo l'intervento del difensore. Recupera su Mbappé, non ci posso credere. Occhio a Ribéry. Pablo. Legge bene la traiettoria qui. Gervinho. Gervinho! Palo, attenzione! Manuale! Avvio di match scoppiettante, non siamo nemmeno a metà. Mena, c'ha Mbappé questo. Pareggiano i conti con questo gol, è l'impressione che ne vedremo degli altri. Come se fare il godo, sta facendo gli autogol. Bello! Grande! Ti stimo. GG per lui, GG per lui. GG. Qui così sono due partite vinte, altre quattro partite e finisco pure questa la Serie A. Troppo bello. Allora, vai, vai, vai. Aspetta, però vedo se me la date, che sennò mi spavento, eh. Mi spavento, insomma, vabbè. Aspettate un attimo, che no. Mi viene un infarto. Due partite ho fatto. Scambio icone. Ok, perfetto. Morire l'infarto. Vai, vai Ciru, vai Ciru! Mia mia! No! Vai, vai! Procediamo, procediamo! Non vedo l'ora che mi manchi l'ultima. Questa qua è la terza, vabbè, fra un pochetto, fra poco la finisco, però poi... dici me ne mancano altre due, che noia, però... 25 giocatori, 83 più, magari li trovo qualcuno di forte, però sicuramente non troverò nessuno perché ho una fortuna pari a zero, quindi non troverò nessuno. Ma questa che modalità è? Non è capolavoro manageriale, cioè sì, non è il campionato. Sale la febbre sulle tribune in attesa del calcio d'inizio, ancora pochi istanti e si comincia. Ben trovati amici da parte di Piero Gipardo, con me come sempre Stefano Nava. Division Rivals che si prendono. Division Rivals, ma che ci sono tutti i presupposti per non annoiarci. Division Rivals, ma è impazzito, no. Come faccio a giocare Division Rivals con sta squadra? Ha un'autostrada a disposizione. Come faccio? Sbagliato. Intervento fondamentale in area di rigore. Vabbè, magari la vinco. Dopo l'intervento prodigioso del portiere di poco fa. Attenzione perché questa può essere l'azione che va. Ma Burki! Quitta, ti prego.
sbagliato. Ho sbagliato. Ma come si fa a sbagliare? Mamma mia, queste volte proprio mi sorprendo da solo, ragazzi. Mi sorprendo da solo. Mera, però sto aspettando, sta facendo i cambi, sta facendo. Sicuro. È pronta la sostituzione. Teixeira. Concedono il calcio d'angolo. Ora. Palla che resta in zona pericolosa. Ecco Ribéry. Occhio Ramsey. Via qua, via. Pallone riconquistato dalla squadra avversaria. No, vabbè, lo zappa. Marcos Llorente. Si dice Revo, si Alex fanno Teixeira. impazzire. Occhio all'attacco dell'avversario. Ramsey. L'appoggio per Politano. Applausi per il Ma portiere. Burki! Ma chi è sto portiere? La mette in area. Ma non granché qui l'intervento del difensore. Bravo qui a smarcarsi. Gervinho. Grande intervento, quasi come un gol. Ribéry ha il pallone del possibile vantaggio. La burchino fase. Del portiere. Gran palla a scavalcare la difesa. Un match influenzato Ma ovviamente dalla sta prestazione dei due attacchi e di questi due giocatori in particolare. Teixeira. Quando sono in giornata sono quasi infermabili. Non mi stupirei se la partita fosse decisa proprio da una loro promessa. D'altronde Prendilo. Bravo, 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 vai. Palla Bravo, recuperata Gervinho. dagli avversari. No, non stavo impegnato a guardare i movimenti. Nessuno fa il Buona l'idea movimento, qui. però vabbè. Oh, ma sei scemo! Bravo il Ma portiere in meno male che uscita. ha tranciato un... Tranciato tutto, tranciato. Condizione interessante. Attenzione, tutto solo. 1-0. È arrivato il Ma va a trovare un portiere, oh. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. The Rivals. Si è sbarcato con gran classe qui e qualità. Ma guarda Boli! Due di velocità! Corre! Tocco per Ramsey. Occhio a questo pallone filtrante. Arriva la segnalazione che Come ferma il dai? giocatore tutto solo verso la porta. Azione Che spettacolare. gioco. Deve essere vincente, è giusto fermare il gioco. Ma cioè, Valverde. Llorente ragazzi è fortissimo Alex comunque, lo Teixeira. volevo dire perché ci tengo. Avanza col pallone nei piedi. Certi giocatori vengono, devono essere premiati per la loro bravura. Grazie. Ottima lettura, recuperano il pallone. Grande, voli. È Ottima pio sto occasione. missile, però. Sparchi dice di no. Occhio al corner. Pericolo scampato, L'ha palla recuperata dal massacrato. portiere dopo l'ottimo intervento. Può Mamma tirare mia. un sospiro di sollievo, è stato davvero strepitoso Però Politano, l'occasione. ma possibile che non me l'hai segnato sta palla? Che non me l'hai segnato sto gol. Alex Teixeira, Questa pallone palla. che torna agli avversari. Mo' tilto, mo' tilto. Puntuale qui il difensore nel recupero. Ottimo recupero da parte qualche Dai. avversaria. Muniain. Occhio al tiro. Pericolo, palla in gioco. Ah, basta. Ha trovato la porta dalla distanza. Terai, come faccio a giocare con sta squadra? Perché ho attivato le ho fatto le rivals a caso? Boh, sono sti qua. Sono sti capelli, ragazzi. Sono troppi, 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 ma troppi, troppi. Non troppi, non troppi, non troppi, troppi, troppi.
Allora, io devo fare gli amichevoli, se non dispiace al gioco, magari, non lo so, un campionato. Devo finire quelle della serie A per forza, per forza, per forza, non me ne frega niente, devo finire. Smart, smart. Ma ne vinco 4 così, si va la mo' questo quitta, entro subito. Faccio 4 gol e ho tutto, basta. Legge della fisica. Ma la cosa che mi domandano, ma le icone come, valgono per qualcosa? Cioè valgono come tutti i campionati oppure boh? Quella è la vera domanda. Rashford non mi piace, Pogba non mi piace, Bruno Fernandes non mi piace. Meteo clemente per il match di oggi. Un bel sole ha Vabbò. salutato l'ingresso delle squadre sul terreno di gioco durante il riscaldamento. Al momento non sembra esserci alcun rischio di pioggia. Una bella squadretta questa. Un saluto al mio Gepardo e ovviamente al mio Pogba pure compagno io lo Alessio vorrei, mi Stefano sembra Nava, bello pronti a forte. commentare una sfida ricca di spunti di interesse. Non vedo l'ora, Stefano. Uno dei Il calcio giocatori è che la vorrei nostra inserire passione nella mia a squadra. ogni latitudine. Sono curioso dunque di Se mi vedere risparmio, cosa se si lo potrebbe trovo, assemblare ogni di queste Stonks. squadre. Se ne ho 83 più, golo, un sacco. Perché, boh, golo, Buona qui basta. la lettura Se del no, in caso, se difensore. non trovo Pogba, uso quelli dell'83 più, dei C'è la rimessa 25 con il giocatori là, pallone. 83 più per fare appunto l'SBC Cervinho. del regalo di Fritz Palla là, mi recuperata ricordo via come si per chiama. esterno. Che magari posso trovare pure Pogba, quello là, Europa League, mi sa, no? Rashford. Che è bello forte pure. Può servire un È pure più compagno. boostato. Occhio al pallone per il possibile vantaggio. Ha potuto calciare senza No, problemi. no, no, sì, Della porta a devo poco. quittarla qua perché sennò. Devo sbrigarmi perché sennò qui non ne finisco più. Se vedo già che uno è alla squadra bella e è forte, no, devo. Cioè forte no, normale. Più che altro, forte non è questo, però. Sono anche errori miei, però non è manco la squadra mia per questo. Magari qualche errore lo faccio, è stupido. Ok, dai, questa proprio la vinco, basta. La dico, è scritto, basta. Diogo Jota, Werner, Pogba, ma come dove li tirano questi giocatori? Vabbè, della Premier, tutti sono una Premier, però vabbè. Ma io quello della Premier l'ho fatto da una vita, ho fatto della Premier, della Liga, non sto facendo la Serie A, ma è la terza. Qui devo farne altre due ancora. È là che poi. Sta per iniziare, questa era splendida sugli spalti, Voglio speriamo che vincerle anche lo tutte perché spettacolo sia sennò. all'altezza. Pronostico che parla di una gara combattuta, ricca di emozioni, buon divertimento da parte mia e di Stefano Nava. Protagonisti del match di oggi, Liquid Football e Blades. Partite come questa non capitano tutti i giorni, Pierre, sono davvero Vai, vai, vai. curioso di vedere come l'affronteranno le due squadre. Vediamo. Ecco Pogba. Ha il pallone del possibile vantaggio. Godo. La parata del portiere che dice di no. Bravo. Moica, non ti chiami te, non so. Frank Ribéry. Vai, Gervì. Si Lascialo. butta in avanti. Spostate. Già sto pallone. Ramsey. La mette in mezzo con questo pallone. Allontana bene il Questa roba. difensore. Vai. Il confronto tra questi due attaccanti è davvero molto interessante. Ci auguriamo non deludano le attese. Possono decidere la partita da Brutta un storia. momento all'altro con una giocata. Stiamo parlando di due. È tutto solo. Aiù. Palo, ti L'ha prego. messa dentro con un No. tocco morbido a scavalcare il portiere. Brutto. Hanno Cattivo. aperto le marcature con questo gol. 1-0. No, Gomez. Gio Gomez è il problema, per questo non sto Pallone che riuscendo viene a segnare secondo intercettato. Sale Politano. Capisce tutto e me. ferma l'azione. Mamma mia. Palla recuperata dagli avversari. Dai, dai. Keita, ha spazio per andare. Vai. Ramsey. Ramsey. Ecco il tiro. Traversa, Traversa. palla a Ma te petto. aspettavi che non è la traversa? Io no.
Veramente non me l'aspettavo che, che sarebbe stata la terza roba. O fuori. Politano, per favore, non mi fai arrabbiare. Mamma mia, stava per segnare una rete fantastica. 150.000 crediti, quanto costi? Non costi mica poco, sì. Diogo Jota. Hanno spazio i Blades. Aiù, aiù, è più forte di Politano. Beh, basta, io ci rinuncio. Un altro po' ci rinuncio, però non lo faccio perché sono troppo golosi. Quei pick, quei swap, quel che sono, è tutto rimbambito. Un campionato. Dai, fate buoni, i bravi, tutto. Oh, bravo. Zielinski, allora Osimhen non mi piace. Per il resto tutto buono. Ci sta. Stonks. All'inizio volevo fare tipo l'85 più 3, però alla fine fruttano poco. Invece per due altre. Per due altri. Due altre swap. Carte là. Come si chiamano? Non lo so. Però ci sta perché sono pure 25 carte, non sono poche, sono quasi un club 25 carte. Poi è un amico mio che sta facendo, ci sta. Che di fucilità di Gervini, ragazzi. Poi mi mancavano proprio. O che da Balde sta facendo il CDC, non ci credo. Vieni qua, vieni. Interviene con decisione. Pure lo, secondo me lo Zano quello là, anche l'83 è bello forte. Zielinski. Anche se c'è di meglio, però. Palla molto interessante. Boom. Prova a rubargli il pallone. Mamma mia, Perin pazzito. Portiere che non accenna a tornarsene fra i pali. Ma me l'ha messo male, no. Contrasto pulito, pallone in out. Ma no, troppo potente così. Trovi sì. Balde, superalo sto scemo. Dai. Bravo, Gervinho. Gervinho. Pallone profondo, pericoloso. Ah, cagato. Sfruttare meglio questa situazione. Politano. Palla consegnata agli avversari. È morto Politano. Pallone profondo, ma non va. Non riescono a tenerla. Ma vuole venire o no? Guadagna metri. Stacce, stacce. Prova ad attaccare sulla corsia. Politano. Vai Politano, Politanos. C'è la prateria per andare. Politano. Ma la Bagayoko guarda che fa pure il DC fa. Eriksen. Ma che fa? È impazzito! Palla in gioco! Vai, Lozano! Lozano sei rotto quando vuoi, ma quando vuoi fai proprio schifo, volevo dire. Grande intervento del difensore. A metri sulla fascia. Keita. Bello teso. Cross in mezzo. E la messa. Quitta, quitta! Brigate, bravo. Però sti cross qua sono belli buggati, ragazzi, la verità. Che arrivano tesi così, quello al volo, spam. Belli così. Cioè, in realtà mi piacciono anche a livello di spettacolo. Ci stanno un sacco. No. Vabbè, aspetta, che pettino qua. Aspetta un attimo che c'è il pacchetto mega qua da aprire. 1000 punti, come li ho fatti questi 1000 punti? Vabbè. Er pacchettino mega. Dove qua dentro ovviamente troverò Neymar, tutti, troverò Rashford, Pogba, tutti. Qual è? Sicuro, me lo sento, vedo un walkout velo potente, guarda. Walkout.
Ok, ora Neymar. Brasiliano, francese volevo dire. Dici? Poteva essere Varane, però il gioco non gli va di darmi Varane. La porta. Non pare dalla porta. Vabbè, non mi lamento, però. Qua poteva. Cioè, vabbè, però comunque ho predittato che era walkout. O doppione Rashford, sicuro. Guarda, guarda. No, scherzo. Era proprio bello che era Rashford. Quanto sta lui, Malquit? Me lo metto a 700, che me ne frega. Qui adesso c'ho il primo proprietario. Era Rashford, però è scomparso. Qua c'è Rashford, qua c'era. No, scherzo, c'è Pogba, tutti. Walkout, me lo sento. Guarda, walkout, back to back. No, vabbè, però sarà if. Hai visto? If. Ovviamente, ma. Che domande. Ah, è pure scambiabile, generoso, dico. A questo punto, quanto costa questo? Quanto mi costi? Costa, pure il nome suo dice quanto costa. Magari un altro pacchetto dentro il pacchetto ci sarebbe stato. Cioè. Vabbè, non so come dire. Allora faccio l'ultima. Qua amichevole. Se la vinco subito Stonks, se no Stonks lo stesso. Allora, no, aspetta, calmo, calmo. Questo è il primo proprietario, no? Adesso, ok, quindi in teoria, anzi, no, Smalling lo posso pure tenere in panca. Qua sceva, no, scusa, qua sceva il signor Coso, Sempronio. È il signor lui, che poi è forte. Basso, è scritto. Poi, vabbè, così quanti sono primo proprietario? Allora, c'è lui, primo proprietario, che sono uno. Due, tre, quattro e cinque, basta. Vabbè, ci sta. È una cosa, almeno ho fatto un upgrade importante. Papà, c'è scritto una cosa in arabo, non capisco. Scritto una cosa in arabo, non capisco. Buona pizza. Per iniziare, atmosfera splendida sugli spalti, speriamo che anche lo spettacolo sia all'altezza. Un saluto da Piero Gipardo e Stefano Nava, l'attesa sta per terminare, finalmente si gioca, finalmente la parola passa al campo. Protagonisti del match di oggi, Liquid Football e Pride. Non vedo l'ora che inizi Piero, ho voglia di divertirmi e penso anche i nostri amici a casa. Caputo. Non ci sono, sono scappati via. C'è Sono spazio per il Pride. scappati via. Potrebbe crossare. Palla che rotola via dopo un buon intervento. Lozano. Ecco Politano. Colpisce al volo. Portiere che sventa la Ciao, conclusione senza particolari problemi. salve. Ma io non lo so se sono arabi questi che sono entrati. Zielinski. Palla per Ribery. Zielinski. Dzeko. Ribery. Rajan Nainggolan è ovviamente fra i protagonisti più attesi di questo match. L'allenatore non ha perso tempo e l'ha gettato subito nella mischia. Difficile privarsi di uno come lui, Pierre. Giocatore eccezionale, in grado di spostare gli equilibri. Bravo qui Acerbi che recupera.
Edin Dzeko. Ramsey. Gran tocco filtrante di Ramsey. Ricordavo che si blocca subito. Fa un bagno, va. Grande partenza. Hanno solo... Dai. L'arbitro lascia correre. Boom. Pressing che ha dato i suoi frutti, nuovo possesso palla. Vai. Gervinho. Difesa che deve fare attenzione qui. Mamma mia, oh, ma che succede sempre sta roba? Vabbè. Ragazzi, io adesso termino così, vado pure a mangiare, che ho una certa fame. E in caso ci vediamo alla prossima live, sicuramente domani, molto probabilmente. E io vi lascio, e vi auguro una buona giornata, una buona cena, e ciao ragazzi.